Il Consiglio dei Ministri ha oggi convenuto sulla data del 4 dicembre prossimo dell'indizione da parte del Presidente della Repubblica del referendum popolare previsto dall'articolo 138 della Costituzione, referendum sul testo della legge di revisione costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione. Non c'è un motivo particolare, in ogni caso ci sembra che da qui al 4 dicembre ci sia il tempo per sviluppare un confronto approfondito tra i cittadini sui contenuti della riforma, che è il tema chiave, perché poi sono i cittadini che sono chiamati a decidere, a fare la loro scelta, come è giusto quando abbiamo a che fare con una scelta che riguarda il funzionamento delle istituzioni. Ebbene, esce fuori il no, probabilmente qualcosa, una consistenza ci farebbe, un valore no. Per cui io per quanto mi riguarda direi di no, voto no al referendum, no. Perché non mi pare che cambi molto. Secondo me, certo, la situazione non è una situazione di quelle migliori che stiamo vivendo, però mi auguro soltanto una cosa, che sia un vantaggio per i giovani, per i disoccupati.